Live, un saluto da Simone. Oggi unboxing particolare, infatti non avremo soltanto un dispositivo da discatolare, infatti grazie sempre alla ditta Pesolo Expert di Cagliari avremo da recensire sia l'Iconia Tab di Acer B1711 sia le Monster, le cuffie N-Tunes. Infatti c'è un'offerta in atto da Pesolo, questi due dispositivi all'eccezionale prezzo di 199 euro. Andiamo ad effettuare l'unboxing prima dell'Iconia. Ecco qua, all'interno della confezione troviamo naturalmente il tablet, manualistica rapida, qui adattatore per la ricarica a muro, e nell'ultimo scomparto il cavo USB, micro USB per lo scambio dati e per la ricarica. Spostiamo la scatola dell'Acer e apriamo la scatola delle cuffie Monster. Scatola molto bella, devo dire, anche se un po' ingombrante. Qua abbiamo manualistica rapida, eccola qua, mentre nel corpo centrale abbiamo cuffie di questo colore arancione, molto, molto acceso, e qua l'unica scatola della confezione che contiene. Andiamo a vedere. Il cavo con doppia uscita col jack da 3,5. E infine andiamo a prendere, c'è anche la custodia in tessuto per le cuffie. Quindi questi due sono i dispositivi che andremo oggi in questo video a recensire. Cambio di location lampo degno di sicuramente di un film di Steven Spielberg, e andiamo un po' ad analizzare questo Acer Iconia B1711 dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e fisiche. Abbiamo come display un'unità da 7 pollici di diagonale, 600x1024 pixel, quindi la definizione non è sicuramente il punto forte di questo tablet, e vediamo anche la memoria come spazio totale sono 16 GB, di cui disponibili 10 e 40. Che però sono espandibili con la micro SD posta qua in questo scomparto. Come potete vedere, qua abbiamo anche l'inserimento della SIM card. Infatti, questo tablet è dotato di connettività 3G, oltre naturalmente a quella Wi-Fi, espandibile fino a 32 GB. Andiamo a sbloccarlo. Vi parlo un po' di caratteristiche fisiche. Abbiamo 197,4x128,5x12,4 mm di spessore. È un po' spesso, sì, abbastanza spesso naturalmente rispetto ai tablet di ultima generazione, però da tenere in mano non risulta così tanto spesso come invece è. Perché comunque anche il peso, che è ben distribuito, sono 333 grammi. Non abbiamo la fotocamera posteriore, abbiamo soltanto quella anteriore, che è da 0,3 megapixel, quindi non aspettatevi sicuramente foto in una buona qualità. Abbiamo batteria non removibile da 2640 mAh. Parliamo anche di processore, abbiamo un MTK8317T da 1,2 GHz quad core con 1 GB di RAM. Andiamo un po' a vedere che versione di Android ha questo tablet. Ha la 4.2.2 Jelly Bean. Torniamo indietro, l'interfaccia è quella stock di Android, vediamo se la telecamera vuole mettere a fuoco, ok, è quella stock di Android, dicevo, abbastanza fluido, se andiamo per esempio su un gioco come può essere Asphalt 8, mentre che a Via ci vorranno circa 2, 3, 4 secoli, vediamo un po', ok.
Vi parlo anche un attimino di display che ha un angolo di visione non proprio ottimale, infatti se lo metto verso questa parte abbiamo dei colori molto scuri, mentre invece se lo metto verso questa parte i colori sono molto più chiari, quindi diciamo che il contrasto aumenta e diminuisce a seconda dell'angolo di visuale, mentre invece se lo incliniamo in questi due versi i colori non cambiano praticamente in nessun modo. Allora, vediamo se riusciamo a farla partire entro un tempo relativamente facile. Vediamo un po' che... No, dov'è? Vediamo. Ok. Andiamo, sì. Alziamo un po' il volume. Ops. Anzi, l'audio lo sentiamo dopo. Vediamo se riesce a partire entro quest'anno. Ok? Qualche lag, beh sì, qualche lag ci sta anche. Non è sicuramente uno dei processori più veloci in commercio, però pur non essendo io un gamer molto, molto professionista, anzi per niente, comunque... sì, i lag si vedono abbastanza, però sono abbastanza contenuti rispetto alla media con questo processore. Beh, comunque un quad core. Allora, usciamo da Asphalt e vediamo un po' il comparto, subito il comparto multimediale. Non vi parlo della fotocamera perché comunque c'è poco da dire, le foto vengono purtroppo male, è un sensore da 0,3 megapixel, però insomma un tablet non è nato principalmente per fare le foto, quindi è un qualcosa di passabile. Vediamo invece, entriamo su Dropbox per farvi vedere un po' di immagini, come vengono riprodotte, vediamo un po'. Questa è un'immagine della Sony che ho rubato dal Xperia Z. Allora, le foto, beh, vabbè, non è una definizione molto, molto alta. Sicuramente il display forse è la pecca più grande di questo tablet, però diciamo che non è neanche così malvagio. Mentre andiamo un po' a vedere, anzi a sentire, il brano che uso di solito, cioè Black or White. Vediamo se riesco ad alzare il volume. Ok. Allora, audio molto buono, devo dire, molto molto buono. Il volume è molto alto, anzi ha anche qualche accenno di bassi, se bisogna dirla tutta. È abbastanza corposo anche il volume, mi ha stupito, sì. È ai livelli di, non lo so, direi di Note 2. Andiamo un po' a vedere il browser. Questa sarà una recensione un po' lampo. Vediamo, entriamo sul sito di Pesolo. Ok. Vediamo se riusciamo ad entrare. Ok, eccoci qua. Allora, vi invito oltretutto a vedere il sito di Pesolo, che ricordo ancora una volta, per chi non lo sapesse, che è la ditta che mi sta fornendo i dispositivi da recensire. Vi invito ad andare a vederlo, trovate il link del loro sito in descrizione. Allora, parliamo un po' di fluidità. Beh, direi abbastanza... accettabile. L'unica cosa è che il display purtroppo non garantisce una buona lettura se non andiamo a zoomare un bel po', non garantisce una lettura molto piacevole come siamo abituati nei tablet per esempio Apple o anche sul Galaxy Tab, però insomma, per dire che questo è un tablet di fascia bassa, mi ha stupito, sì. Le prestazioni sono abbastanza buone, vabbè, ripeto, è un quad core, quindi no, sicuramente non ci si può aspettare delle prestazioni basse. C'è anche il reflow del testo col doppio tap.
Pesaro, ripeto, è un sito molto pesante, quindi mette a dura prova i browser, eppure non ha nessun tipo di lag, anche se andiamo per esempio su il giornale, che è un altro sito molto pesante e molto ricco di contenuti. Andiamo a vedere, facciamo finire il caricamento. Proviamo anche senza farlo, senza che abbia finito, che ha finito. E anche qua nessun tipo di lag. Forse l'unico neo di questo browser è che lo zoom è un po' lento, bisogna un po' forzare col pinch out e il pinch in, però insomma, niente di così estremo, di così estremamente preoccupante. Anche il doppio tap per lo zoom è abbastanza rapido. Non ha nessun tipo di impuntamento. Mi ha stupito per la fluidità, soprattutto questo tablet. Naturalmente non ho una quantità di applicazioni enorme installata su questo Acer Iconia B1711, però comunque come primo impatto, così sin dal primo impatto, mi ha dato una sensazione di fluidità molto molto buona. Prezzo, allora, senza l'offerta che è in atto da Pesaro, costa 189 euro, mentre invece, come avrete sentito nell'introduzione, grazie a questa offerta dove sono contenute anche le cuffie che adesso andremo a recensire, costa soltanto, insieme alle cuffie Monster and Tune, costa soltanto 199, con un valore delle cuffie che si aggira intorno ai 130. Quindi adesso andiamo, per finire alla recensione delle cuffie Monster and Tune. Cuffie and Tune della Monster. Dopo aver visto l'unboxing di queste cuffie, andiamo un po' ad analizzare, come si comportano nella riproduzione audio. Allora, prima di parlare appunto della riproduzione audio, vi faccio vedere come sono costruite appunto i materiali con i quali sono fatte queste cuffie. Allora, abbiamo plastica, 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 alluminio e gomma. E anche qua abbiamo nei padiglioni la gomma. Allora, diciamo che queste cuffie non sono fatte per la riproduzione continua di musica superiore per esempio a un'ora di riproduzione. Perché? Perché sicuramente questa gomma che abbiamo qua non dà un comfort estremo, però insomma per chi magari non cerca la riproduzione continuata e continuativa della musica per più di un'ora, queste sono molto confortevoli. Anche questa gomma che abbiamo qua sopra è molto morbida, quindi mi è piaciuta abbastanza. Qua naturalmente possiamo decidere la grandezza dell'archetto, la lunghezza dell'archetto delle cuffie. Qua abbiamo l'inserimento del jack da 3,5 e vi parlo anche un po' adesso di quello che sicuramente vorrete sapere, cioè la qualità riproduttiva di queste cuffie. Allora, partendo un po' dagli alti, gli alti e i medi sono abbastanza ben bilanciati, non danno nessun problema. Il problema vero, invece, se di problema si può parlare, sono i bassi. Infatti, non sono tanti, non sono, anzi, quasi quasi non sono neanche presenti i bassi, però, insomma, io direi che per una cuffia che viene proposta a questo prezzo non è niente male. Infatti, comunque, stiamo andando davvero a cercare il pelo nell'uovo, l'ago nel pagliaio, ditela un po' come volete, però insomma stiamo davvero andando a trovare i dettagli per queste cuffie, se vogliamo parlare di cattivi bassi, perché comunque cattivi bassi non sono. Naturalmente dipende dalle condizioni, dalla musica che stiamo ascoltando, però in generale rispetto a un altro modello di cuffie, come possono essere le mie cuffie Sennheiser, che in questo momento non ho, però comunque costano all'incirca 130 euro anche quelle, la qualità è un po' peggiore per quanto riguarda i bassi, mentre invece il comparto medio-alto è veramente molto buono.
Mentre fuori dalla finestra di camera mia si scatena il diluvio universale, tiriamo un po' le conclusioni per questi due prodotti che, ripeto ancora una volta, vengono proposti da Expert Pesolo a 199 euro tutti e due, quando invece il valore del tablet è di 189 euro e il valore delle cuffie è di 130 euro. Quindi direi che l'offerta è veramente buona. Come è veramente buono sia la qualità del tablet, infatti mi ha stupito per fluidità, pur non essendo uno Snapdragon 3420,3 con 400 GB di RAM e 300 GHz di velocità. Però insomma, c'è da dire che naturalmente rispetto a un iPad da 700 euro le differenze si notano, però insomma diciamo che questo tablet e anche le cuffie sono destinate ad un pubblico che non vuole la perfezione assoluta, che magari non è fatta diciamo per i tecnomaniaci, quelli che cercano il micro lag, che quando aprono l'applicazione se si vede lo sfondo nero non sono contenti perché vogliono subito l'applicazione tricata tracata. Queste non sono sicuramente prodotti per queste persone. Però per chi non vuole un prodotto prodotti al top del top del top, questi due sono veramente buoni. Ringraziando ancora una volta, per chi non l'avesse ancora capito, Pesolo Expert, che mi fornisce i dispositivi, trovate il loro link della pagina Facebook e del sito web in descrizione, come anche la nostra pagina Facebook di Mondo Mobile. Vi saluto qua per Mondo Mobile, un saluto da Simone.